Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento di inizio settimana per parlare dello sport in provincia di Cuneo, di quello che è accaduto soprattutto nel weekend. Questa sera puntata che apriremo parlando di pallavolo femminile di Serie A1, ci concentriamo in particolare sul momento della Bosca San Bernardo Cuneo, campionato di A1. La squadra cunese dopo alcune sconfitte è tornata a vincere, al termine di una bella prestazione nella partita disputata ieri a Cuneo. Era la settima giornata, è arrivata una vittoria netta senza insomma, grosse sofferenze, come invece solitamente ci avevano abituato le gatte biancorosse, 3-0 contro Trentino Volley. Come detto, era la settima giornata. Parliamo di questa partita in generale, del momento del campionato della squadra cunesi, insieme a due giocatrici che sono qua ospiti nel nostro studio, che vi vado a presentare. La schiacciatrice Gaia Giovannini, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. E il libero Alice Gai. Ciao Alice, grazie anche a te. Allora, abbiamo detto di questa partita, ma di vittoria per 3-0 piuttosto netta. Prima di parlare di questa partita, andiamo a vedere quello che è successo in Serie A1 nella settima giornata di ritorno, con l'aiuto della grafica. Settima giornata di ritorno, campionato di A1 femminile, con la vittoria di Conegliano sul campo di Monza, ma ormai ci sono abituate le vittorie. Per 3-0, vittoria esterna di Busto Arsizio sul campo di Firenze per 3-0, Novara Scandicci 3-0, vittoria di Bergamo a Perugia per 3-0 e poi Chieri ha battuto Brescia 3-0 e la vittoria di Cuneo che abbiamo detto su Trentino per 3-0, tutte vittorie nette in questo turno di campionato. Vediamo anche la classifica, naturalmente c'è Conegliano che fa un campionato a parte, 60 punti su 60 disponibili, non ha sbagliato un colpo, a seguire Novara e Monza. Ci interessa vedere la posizione di Cuneo che è a quota 22, una posizione tranquilla, soprattutto un più 12 piuttosto buono sull'ultima in classifica, l'unica a retrocedere che è al momento Brescia. Veniamo alla partita di ieri, abbiamo detto un 3-0 davvero veloce e netto, con parziali anche piuttosto netti, 25 a 13, 25 a 20 e 25 a 13, poco più di un'ora avete sbrigato questa pratica Gaia, una vittoria mai in discussione che vi serviva però dopo un periodo un po' così. Sì, sicuramente è stata una vittoria molto importante perché siamo riusciti a portarci a casa 3 punti in appunto un'ora e ci servivano assolutamente per sbloccarci un attimo proprio come squadra, quindi per questo è stato proprio molto importante questa vittoria. Poi anche perché proprio a livello individuale di squadra siamo state proprio brave e compatte. E anche con l'entrata della nuova Poi ne giocatrice, parliamo, certo. esatto, di Matos, che sicuramente è stata fondamentale. L'allenatore prima della partita ci aveva chiesto di portare in Di campo vincere 3-0, entusiasmo, avete vinto di 3-0. portare in campo tutto questo entusiasmo Certo. che siamo riusciti sicuramente a manifestarlo e Assolutamente. sì, sono Ecco, contenta. poi parliamo anche di, nonostante la partita sia stata facile, siete state brave voi a renderla facile, perché nonostante Trentino avesse dei problemi, lo sappiamo, anche voi continuate a fare i conti con tante assenze, avevate una giocatrice arrivata davvero pochi giorni fa, messa in campo, quindi c'erano anche delle difficoltà per voi, però Alice, noi non eravamo abituati a una vittoria così agevole, di solito ci sono tie break o comunque tanta sofferenza, a volte anche complicandovi la vita rimettete un po' in gioco gli avversari, anche quando la partita sembra scontata, una bella veloce, insomma anche per voi cioè, importante anche vincerla così. Secondo me le ragazze sono state molto brave, Anche comunque tu, quando c'eri sono anche tu. entrata in campo c'era Ok. entusiasmo che ci serviva dopo un periodo magari un po' di caduta, ci siamo rialzate e secondo me l'arrivo di Matos comunque ha fatto tanto, ha riportato entusiasmo in campo anche durante gli allenamenti e ho visto comunque in campo tanti sorrisi, tanta voglia di fare e di essere squadra e secondo me questo è ciò che ha contribuito alla vittoria, Certo, ovviamente. buone premesse per il rush finale, con poi i playoff, perché da quest'anno si giocano
fino alle 12, le prime 12 giocano, quindi giocherete sicuramente i playoff, quindi vi aspettano delle ultime partite importanti per chiudere bene la stagione e poi per preparare questi playoff. Prima di continuare a parlare, sentiamo anche al termine della partita. Come hanno commentato la gara, l'allenatore Andrea Pistola e poi Sonia Candi, centrale, votata come migliore giocatrice di questo incontro. Ascoltiamolo, poi torniamo. Questa sera è stata una partita un po' particolare perché noi comunque abbiamo dovuto improvvisare un nuovo assetto inserendo velocemente in 2 o 3 giorni la nuova arrivata e la squadra avversaria veniva da un periodo difficile, avevano avuto comunque anche loro problemi col Covid, mancava la Piani, quindi sicuramente non si sono espresse ai livelli a cui sono abituate. Quindi è venuta fuori una partita così e noi abbiamo fatto quello che secondo me potevamo fare stasera ed è stato discreto per poter portare a casa questi 3 punti che per noi comunque sono importanti perché ci mettono in una posizione di classifica più tranquilla e possiamo guardare al futuro con più serenità. Ecco, l'inserimento della nuova giocatrice Lamatos, come valuta la sua prestazione? Era pochissimo che era qua e le condizioni anche di chi è fuori, di Ungurano che oggi non c'era. Ma Lamatos dobbiamo scoprire un po' anche noi, nel senso che comunque è arrivata dopo aver fatto un periodo di solo allenamento, lei non gioca più una partita dal maggio del 2019 con i college, quindi tanto tempo che non gioca, fisicamente ancora non è al top perché comunque ha lavorato, ma non come si lavora in una squadra agonistica e quindi diciamo che sicuramente poi avrà dei margini di miglioramento importanti. E per quanto riguarda l'Ungureanu, in questo momento la valutiamo con il nostro medico, però le sue condizioni non destano troppe preoccupazioni, dovrebbe rientrare in settimana. Ecco, coach, quale deve essere l'obiettivo per Cuneo per questo rush finale di stagione regolare? Ma adesso siamo partiti che volevamo innanzitutto salvarci, penso che con i 3 punti stasera abbiamo messo quasi una parola definitiva perché comunque Brescia, se non sbaglio, ha perso, quindi siamo 12 punti, mancano 5 partite, è quasi impossibile insomma, che recuperino. Quindi adesso possiamo lavorare per preparare comunque al meglio i playoff, visto che comunque si giocheranno 12 e quindi ci saranno dentro tutte le squadre e avremo queste 3 o 4 settimane per cercare di arrivare più in forma possibile. Abbiamo preparato bene la partita, devo dire, non sapevamo bene quale sarebbe stato l'assetto, però siamo state brave in quello che avevamo studiato, siamo state brave a giocare di squadra e a non calare mai, diciamo, che questo, e non farle crescere, questo è stato il punto di forza, penso. Abbiamo lavorato sia dal punto di vista fisico e poi abbiamo ripreso in mano l'ultima settimana puramente il gioco per preparare la partita. E poi c'è stato l'innesto di Matos che ci ha dato sicuramente carica, ci ha un po' cambiato, insomma, ci ha aiutato, però è stata subito inserita bene, quindi penso che sia stato un buonissimo innesto e ci aiuterà tanto. Vorrei solo salutare i tifosi e ringraziarli perché ci hanno espresso sempre il loro supporto in questi mesi, oggi tantissimo, quindi li ringraziamo da parte di tutte. Ecco, poi parliamo anche dei tifosi che sono sempre fuori, nonostante non possano essere presenti, lo sappiamo, al palazzetto continuano a farvi sentire la loro vicinanza. Abbiamo sentito sia il coach Pistola che Sonia Candi parlare anche delle vostre difficoltà di assetto, perché eravate anche voi, abbiamo visto più giocatrici fuori quasi che dentro. Sono sempre ogni settimana una sfilza di giocatrici che assistono alla partita, purtroppo infortunate, si è aggiunta Adelina Ungureanu. Quindi delle difficoltà, l'abbiamo detto, c'erano anche per voi, però se siete brave a trovare subito un assetto e a farla diventare questa partita facile, Gaia. Sì, ormai è già da un po' di settimane che ci sono tutti questi problemi all'interno della squadra, fisici, di alcune giocatrici, però siamo sempre riuscite comunque ad arrivare a un risultato ogni partita, a giocare comunque positivamente con un buon atteggiamento, un bel approccio alla partita. Cioè per esempio con Monza, la partita contro Monza, abbiamo per forza di cose utilizzato un altro sistema di gioco che abbiamo preparato soltanto in 2 giorni di allenamento neanche, però siamo riuscite comunque anche lì ad avere un bel risultato nonostante Non siete avessimo perso, però comunque sono contenta e spero comunque che Adelina si riesca a riprendere il prima possibile per rientrare in campo perché comunque è fondamentale per noi Certo, abbiamo come sentito squadra. comunque non è un grosso problema quello che hai, quindi a breve dovrebbe
dovrebbe rientrare. Intanto, Alice, questo nuovo innesto, quanti allenamenti ha fatto con voi? Perché penso davvero pochissimi, e poi è stata buttata in campo Sì, perché c'era bisogno. assolutamente. È arrivata giovedì, era. Sì. Giovedì, poverina, era stanchissima. Infatti, giovedì ha fatto qualcosa di fisico e basta. Sì. E ha preso la prima volta con noi la palla venerdì, quindi 2 giorni prima della partita. Infatti, secondo me, lei è stata veramente brava perché in campo ha avuto un atteggiamento positivo e molto sciolta, non era a disagio e noi ovviamente le abbiamo aiutate, siamo Sì, state brave infatti. noi ad accoglierla. Si notava anche vedendo da fuori l'aiuto che le davate voi, anche magari quando c'era qualche errore, perché un po' spaesata lo era, però andavate subito tutte a rincuorarla. È stato positivo questa cosa qua, significa insomma che c'è un gruppo Sì, molto importante. unito, infatti a fine partita quando esultavamo ci ha ringraziato per l'aiuto e del fatto che si sentiva bene in campo. Perfetto. Gaia, MVP, Sonia Candi, tu però secondo me sei stata anche in ballottaggio, non lo so perché hai fatto una grande prestazione. Hai detto anche dopo la partita ai microfoni che è la prestazione che giudichi migliore tua in maglia Cuneo. Stai bene in questo momento, insomma. Sì, in questo momento, a parte qualche dolore fisico che ho avuto nell'ultimo giorno, ma niente di che, insomma. E, sì, sono molto contenta della partita che ho fatto ieri, e appunto secondo me è stata una delle migliori. Ma proprio perché come squadra, cioè non lo so, l'entusiasmo che c'era, la carica si sentiva e quindi sono riuscita anche a, grazie anche alle altre, a fare una delle mie migliori partite. Sei molto modesta, nel senso che dai meriti anche agli altri, però obiettivamente hai fatto una crescita in questo anno davvero importante, perché sei arrivata in punta di piedi come una giocatrice, sei giovanissima, 2001, giusto? Giovanissima, quindi con esperienze in A2 e prima in B, quindi con poca esperienza, piano piano ti sei purtroppo anche approfittando di qualche infortunio, ritagliato i tuoi spazi, però adesso obiettivamente si percepisce dal campo che sei una delle prime scelte quando c'è da attaccare, quando c'è da fare le scelte della partita più delicate e più importanti, e sei insomma quasi mai deludi le aspettative. Come vivi questo momento e questa tua crescita? Te aspettavi anche tu così veloce? No, assolutamente no, non pensavo cioè, comunque di migliorare così tanto, perché comunque noto anch'io tutti questi miglioramenti in comunque pochi mesi e sono davvero contenta e entusiasta di questo mio miglioramento e sicuramente lo devo a tutte le giocatrici, alle mie compagne di squadra e all'allenatore, a tutte le persone che sono sempre presenti ad allenamento. E poi comunque anch'io sono una persona che si impegna sempre tanto, secondo me, quindi è dovuto anche a E questo. beh, qualche merito anche tu prenditelo, dai. Almeno questo. Alice, anche tu sei giovanissima, anche tu sei più giovane di un anno, giusto? 2002. Tu hai fatto tutto il settore giovanile, ovviamente nel Cuneo, quindi per te è una soddisfazione, credo, incredibile essere in questa squadra. E anche tu, dopo gli inizi che sei stata un po' a guardare, adesso piano piano stai entrando, anche ieri sei entrata, hai dato il tuo contributo, soprattutto ovviamente quando c'è bisogno di dare una mano in ricezione, perché è difficile togliere il posto come libera Giorgia Zannoni. Come giudichi anche tu il tuo ingresso ieri, in generale questa prima parte di stagione? Allora, io sono veramente felicissima. Già quando mi avevano dato la notizia di essere in squadra ero fuori di me perché era il mio sogno comunque entrare in prima squadra nella società in cui sono cresciuta. E fare il secondo a Giorgia per me è un onore, assolutamente, la vedo come un piccolo idolo che devo imitare. E entrare in campo, poter dare il mio contributo comunque è bello e soddisfacente e questo lo devo anche alle ragazze perché in campo c'è un clima bellissimo e non ti senti una panchinara, entri in campo e sei sciolta perché ti senti proprio come se fosse una famiglia. E questo è l'entusiasmo che appunto cerco di portare anche alle più giovani quando vado con loro perché è bello capire che se una squadra ha entusiasmo poi in campo tutto è più Certo. facile. Ci racconti l'emozione proprio della prima volta che quando hai fatto l'esordio in Serie A1, immagino tremassero le gambe, adesso invece sei un pochino più sciolta, no? Credo, Sì, anche se l'emozione c'è l'esordio sempre. sì, l'ho fatto a Scandicci, quindi era una partita Sì, in cui quella. avevamo molte difficoltà e sono entrata proprio
non mi sono neanche resa conto di essere in campo in Serie A. È un'emozione assolutamente fortissima e poi è bello comunque poter condividere il mio esordio con una squadra come questa. Sono felice. Abbiamo sentito il coach Andrea Pistola, ormai se lo dice lui possiamo dirlo, dire che pressoché siete salve, perché davvero ci vorrebbe, dovrebbe succedere davvero un sacco di cose perché non centrate questo obiettivo. Era un po' l'obiettivo a inizio stagione, però dopo quell'inizio, quel bell'inizio, probabilmente potevate anche sperare di dar un po' più fastidio. Vi chiedete ogni tanto cosa sarebbe potuta essere la vostra stagione senza quel mese così travagliato di ottobre, quando avete avuto il Covid e tutti questi problemi? Allora, sicuramente siamo partite davvero benissimo fin dalle prime partite, e se non ci fosse appunto stato queste settimane, un mese di stop e alcuni acciacchi fisici. Poi ci avete messo giustamente un po' per... Sicuramente, cioè, secondo me avremmo potuto fare anche di più come squadra, perché sì, ok, l'obiettivo era dire la salvezza e ci siamo riuscite, però per come eravamo partite, sicuramente potevamo fare di più, secondo me. Certo. Poi... Comunque la classifica adesso è buona, abbiamo sentito anche Pistola dire che le ultime partite che verranno le affronterete al meglio per migliorare la posizione, e poi ci sarà questo sogno, questa possibilità di giocarsi questi playoff, che è sempre, bello. Parlando di te, della tua arrivo a Cuneo, tu sei bolognese, l'anno scorso ti sei messa in mostra in A2 a Montale, ecco, ci racconti com'è arrivata questo tuo arrivo a Cuneo e cosa hai pensato quando ti è arrivata questa chiamata? Immagino che grande gioia, hai subito detto di sì, no? Sì, cioè, non ci ho pensato tanto, sinceramente, cioè davvero. Poi non l'avrei mai detto, perché comunque a Montale sì, giocavo comunque ogni partita, però non ero titolare, quindi non facevo i miei minuti di gioco sempre, però non mi sarei mai aspettata una richiesta del genere. Sì, appena arrivata, non ho proprio esitato assolutamente, ho detto, cioè, dopo tutti questi anni che insomma mi impegno e vado ad allenamento, esco da scuola e ore in palestra. Un po' di premiati, sì, questi sforzi. Sì, esatto, sì. Era un obiettivo, insomma, che ho sempre avuto. Certo. Quindi. E insomma, soddisfatta della scelta, immagino che hai fatto, ti stai trovando bene sia in città sia con le compagne. Sì, assolutamente, soprattutto con il gruppo. Cioè, il gruppo che abbiamo per me è proprio raro. Secondo me non si trova in tutte le squadre. E lo dimostriamo anche in campo, secondo me, cioè siamo sempre molto... Si percepisce molto questa unità. Forse questo problema che c'è stato, questo Covid che ha colpito tantissime di voi, forse vi ha ancora unito di più. Alice, tu sei cunese, sei di Saluzzo, ma comunque cunese, hai fatto tutta la tua fila del settore giovanile, quindi lo chiedo a te in particolar modo, come vivi questa vicinanza anche dei tifosi? Abbiamo sentito prima Sonia ringraziarli, ogni volta che si esce dalla partita li vediamo lì che vi aspettano, non possono entrare, vi aspettano, vi salutano quando partite per le trasferte, insomma, cosa chiedere di più? Sì, i tifosi sono veramente pazzeschi, cioè sono sempre presenti, riescono a far sentire la loro presenza nonostante non possano mai entrare nel palazzetto. E anche per tutte le trasferte loro arrivano nel punto in cui partiamo col pullman, con i cartelloni, bandiere, e sono veramente speciali, perché si vede che ci tengono al gruppo e soprattutto credono in noi e lo fanno sempre. Sono sempre lì, magari anche solo piccole cose come un messaggino, ma comunque ti fanno sentire che ci sono. Certo, sì. E speriamo che possano al più presto venire al palazzetto, anche perché il palazzetto pieno, come l'abbiamo visto in passato alcune volte, è un'altra cosa. Parleremo poi della partita di domenica, perché abbiamo celebrato Conegliano che non ne ha sbagliato un colpo, domenica avete proprio Conegliano. Prima però, Alice, ancora con te una battuta sulla tua doppio impegno, perché tu giochi anche nella squadra B2, che ha cominciato dopo un lungo stop, ha potuto ricominciare la propria attività da poche settimane. Sono arrivate due sconfitte, però insomma sappiamo che questa è una squadra fatta di tante giovani che devono fare esperienza, importante ripartire. Tu comunque ti piace poter giocare anche in questa squadra, no? Sì, sono felice che abbiano potuto iniziare il campionato, perché comunque iniziare un campionato a gennaio non è per niente facile, e loro è da settembre che lavorano, quindi è giusto che entrino in campo anche loro.
Sì, è un gruppo molto giovane, però vedo tanta voglia di crescere, tanto entusiasmo, sono molto unite, quindi penso che lavorando sodo potremo portare a casa anche delle belle soddisfazioni. Bene, Conegliano, una battuta veloce a tutte e due. Gaia, abbiamo visto che non hanno perso un punto, 60 punti su 60 disponibili, partite più facili da preparare non ci sono, si gioca, ci si diverte, ci si confronta con le migliori al mondo, cosa si può fare di più? Vabbè, esatto, ci si confronta con le migliori al mondo, cosa dobbiamo fare? Cioè, no, andiamo lì e non abbiamo nulla da perdere, quindi cerchiamo di dare il massimo comunque, magari di provare a fare un punto, sarebbe anche, perché no, comunque è possibile, può succedere, quindi certo, vedremo. Sarebbe anche una cosa storica, andiamo lì, no, da fare. Nulla da perdere, ci facciamo la nostra partita tranquillamente, l'importante certo. È divertirsi, basta. Certo, Alice, poi con questo risultato che vi ha tranquillizzato un po', anche vedendo la classifica, si può affrontare con molta tranquillità e godersela anche questa partita, perché penso soprattutto per ragazze giovani come voi, vedere di fronte delle campionesse assolutamente così. È un onore poter giocare contro delle campionesse e secondo me sì, bisogna divertirsi e cercare di fare il meglio, poi nulla è detto. Certo, speriamo che ci sia il colpaccio, insomma, dar fastidio un po' a Conegliano e magari strappare un punto. Siamo in chiusura, grazie per essere state con noi. Ricordiamo ancora la partita domenica alle 17 a Cuneo. Siamo in chiusura di questo blocco, ringraziamo Gaia Giovannini, schiacciatrice della Bosca San Bernardo Cuneo, grazie. Grazie. E grazie ad Alice Gai Libero. Grazie. Grazie, in bocca al lupo naturalmente per il proseguo della stagione. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo per la seconda parte, parleremo di sci di fondo con un giovanissimo campione italiano, Di Vinadio. A tra poco.